Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Entriamo ufficialmente nella Road to FIFA 22. Siamo in quel periodo dell'anno in cui Pian piano iniziano a uscire sempre più rumors, sempre più indiscrezioni, trapelano informazioni circa quelle che sono le novità che verranno introdotte sul nuovo titolo uh, di casa EA e probabilmente abbiamo già tra le mani una delle più significative um, che è possibile appunto andare a ritrovare sul nuovo, sul nuovo gioco e che riguarda la Weekend League. Weekend League che è appunto la modalità nella quale tutti... Ci andiamo a cimentare ogni fine settimana, parliamoci chiaramente anche la modalità che ci attrae tanto, no? Perché ci dà la possibilità di poter guadagnare crediti, aprire i premi, ci può dare la possibilità di accedere alle qualifiche, insomma, chi più, chi meno ha un interesse nei confronti della weekend league, quindi è sicuramente quella che riceve più attenzione mediatica all'interno dell'ecosistema di, di foot e ci sono delle grosse novità all'orizzonte, quindi io direi di metterci comodi e andarcele a guardare assieme, mi raccomando poi nei commenti... Uh, fatemi sapere la vostra opinione visto che insomma ci tengo a fare un dialogo in, uh, in questo senso. Passiamo subito sulla schermata prima di tutto volevo anche fare un'altra precisazione perché insomma volevo sapere se questo tipo di video ossia andando a portarvi le informazioni che escono su FIFA 22 prima in maniera ufficiosa e poi in maniera ufficiale può interessarvi visto che comunque eh, insomma in questo momento secondo me può essere una roba interessante visto che eh, FIFA 21 ormai secondo me ha esaurito no un po' il suo ciclo di vita quindi ci dice questo articolo che un nuovo leak di FIFA 22 ha rivelato un cambiamento al formato della weekend league che dovrebbe andarsi a considerarsi e consolidarsi nel prossimo titolo. La struttura attuale della weekend league è una, è una domanda troppo grande per la maggior parte dei giocatori, infatti c'è stato un feedback costante da parte della community che ci prova a farla ma fallisce in quanto 30 partite dal venerdì al lunedì mattina sono troppe. La modalità um, è stata insomma so di solito posta al centro no, delle competizioni di FIFA Ultimate Team um, ed è stata appunto difficile per la, per la gente in FIFA, in FIFA 21, però questo potrebbe... Cambiare se il leak che è stato diffuso da questo insider molto famoso, ovvero King Lampard, è da, è da, è da credere. Uh, insomma, ci dice che con, uh, con, tutta, con ogni possibilità EA, per, tra le varie innovazioni per il prossimo FIFA, potrebbe appunto andare a um, inserire quelli che sono dei Foot Weekend Tourneys. Come funziona infatti? Quello che dice King Lampard è che su FIFA 22... La weekend league non sarà più composta da 30 partite ma ce ne saranno meno, quindi ora non è eh, ancora stabilito in maniera ufficiale quello che è il numero di partite, possono essere 25, possono essere 20, possono essere 15 o possono essere 10. Quello che però è eh, sicuramente importante è da notare la volontà di andare a ridurre il numero delle partite possibili da giocare. Dice appunto, tra virgolette, la Weekend League non avrà più 30 partite ma sarà di un numero minore. Non abbiamo appunto conferma su quelle che però saranno effettivamente le, le gare. Infatti dice l'esatto numero di partite nella Weekend League non è ancora noto, però cosa ci viene anche detto? Che... Ogni settimana bisognerà andare a conquistare la qualifica alla Weekend League attraverso 5 partite da giocare, e bisognerà conquistare 3 partite o, ov ovviamente, o di più. Con sola possibilità di farlo tre volte a settimana. Per cui, cosa succede? Ogni settimana ci sarà un torneo, praticamente, una sorta di qualificazione alle Rivals, ok? Nella quale si hanno cinque partite da giocare. Per poter accedere alla Weekend League, bisognerà vincere tre di queste partite o di più. Uh, e sarà possibile tentare l'accesso alla weekend league solamente tre volte a settimana. Quindi in totale si avranno 15 tentativi e bisognerà cercare di vincere all'interno di una striscia da 5 tre partite. Quindi in realtà dovrebbe essere una roba abbastanza facile, credo, alla portata di tutti perché su tre tentativi insomma... Ce la, si dovrebbe, ce la si dovrebbe fare quello che però non, si, non, non, non è ancora noto è una speculazione che faccio io perché magari questo potrebbe anche comportare poi non so, eh, un'agevolazione del matchmaking per cui magari se io le vado a vincere tutte e cinque eh, becco quello che ne ha vinte tre o magari al contrario se io ne ho vinte tutte e cinque le prime partite beccherò quelli che le hanno vinte tutte e cinque quanto a me non lo so, questo per me è un'idea che potrebbe poi andare a bilanciare anche il discorso matchmaking che è sempre stato al centro no, di numerose discussioni per quanto riguarda la, la weekend league. Questo dunque che cosa fa? Darebbe una maggiore flessibilità durante la settimana alle persone per uh, poter andare a fare uh, questi, questi tornei e poter poi insomma guadagnare il posto all'interno della, della weekend league. Oltre al formato che andrà a cambiare, uh, viene detto che ci sarà probabilmente una differente struttura su come vengono distribuiti i premi della Weekend League. Infatti ci dice che ci saranno alcuni giocatori all'interno dei, dei, dei rewards, dei premi, più in altro ti classificherai e la migliore versione del giocatore tu andrai a prendere. Per cui questo che cosa significa? Che se tu vuoi tu i tuoi 11... Uh, migliori giocatori devi andare a fare uh, insomma il risultato più alto possibile per avere insomma premi migliori come accade ora quindi quelli che fanno top 100 beccano pacchetti da 11 if quello che però non si capisce in questa in questa stringa è la possibilità di trovare magari anche giocatori delle promo all'interno della weekend league in maniera garantita un po' come accade ai TOTS dove tu puoi trovare i TOTS Uh, dei campionati maggiori quindi che ne so se magari una settimana ci sono gli if e poi ci sono che ne so i rule breaker nel pacchetto TOTS nel pacchetto IF o nel pacchetto 11 IF tu magari puoi trovare sia gli if sia i rule breaker e questo secondo me potrebbe essere anche una cosa interessante ossia dare la possibilità ai giocatori di poter andare a recuperare all'interno dei premi le carte promo di quella determinata settimana tanto sappiamo bene che praticamente su FIFA c'è una promo ogni settimana oggi di lì per cui il tutto andrebbe a combaciare con quella che sarebbe la nuova struttura della, della weekend league. Ci dice che insomma mentre aspettiamo news ufficiali eh, per FIFA 22 di seguire questa pagina che è FIFA 21 News Ultimate Team UK, cosa che ho fatto anche io perché secondo me potrebbe cacciare delle news discretamente interessanti. Raga, quindi per quanto riguarda questo video, aggiornamento primo video aggiornamento su quelle che sono le novità uh, in vista uh, per l'anno prossimo è tutto fatemi sapere che ne pensate di questo format dove analizziamo insieme uh, le novità di FIFA 22 fatemi sapere di questi possibili cambiamenti all'orizzonte per la weekend league se siete favorevoli se siete uh, contrari io credo che insomma ci stanno queste, queste modifiche, soprattutto spero che verrà modificato il sistema dei premi. Ad esempio, io ricordo con particolare ardore in passato su FIFA 18 che a fine mese arrivava il pack con gli 11 if in base al piazzamento ed era una goduria invece dei pick. Però vabbè, questo, questo è un altro discorso. Quindi ripeto, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. In descrizione vi ricordo le live sulla piattaforma viola che ora. Visto che devo fare gli ultimi due esami della mia vita universitaria, ci saranno dal giovedì alla domenica. Quindi, premi più Weekend League con delle challenge sulle quali poi vi, vi aggiornerò. Un abbraccione e un salutone, ragazzi. Statemi bene. Ciao.